Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo video sarà in collaborazione con il gruppo The Color of YouTube. Come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box troverete i link delle varie ragazze che collaborano. Mi raccomando di iscrivervi anche ai loro canali, sono delle ragazze fantastiche e non ve ne pentirete. Allora, andiamo subito con la prima accoppiata. La prima è questo qua con Eneline, fatto a pennarello. Eccolo qua, fantastico, con questa punta che potete utilizzare in due modi diversi. Vi faccio vedere subito. Ho già fatto dei segni qui sulla mano per farvi vedere. Se lo mettiamo in questo modo qua facciamo una linea più doppia, se lo giriamo facciamo una linea un po' più fina. Che dire, credo che sia fantastico per le persone che hanno problemi ad utilizzare la matita oppure l'eneline, e questo viene a loro favore e facilita l'applicazione. Poi questo è un fantastico mascara MAC che dà volume alle vostre ciglia. Vi faccio vedere un attimo lo scovolino all'interno. Le mie clienti lo adorano questo, soprattutto perché lo trovano spesso ad un prezzo veramente eccezionale, intorno ai 4, massimo 6 euro. Seconda accoppiata, questo fantastico set di ombretti, purtroppo che non sono più in catalogo, ma erano fantastici, tutti brillantinati. Faccio vedere anche il retro e lo accoppio a questo splendido correttore Fire. Faccio vedere un attimo il colore all'interno, bellissimo perché copre tutte le imperfezioni che possiamo avere, o colorito un po' particolari, occhiaie o delle piccole rughette sotto agli occhi, quindi lo consiglio a tutte. Poi andiamo con la terza accoppiata. Per me non c'è rossetto senza matita. Questa è una matita labbra che, come voi ben sapete, va utilizzata prima di applicare il vostro rossetto preferito. E per me è una cosa che serve perché questo serve per definire le vostre labbra prima di andare ad applicare il vostro rossetto. Qui vi mostro un vecchio rossetto che era in catalogo della Color Trend, uscì qualche San Valentino fa, ed era fantastico perché aveva due tonalità in uno. Come possiamo vedere, una parte più scura e l'altra più chiara. Fantastico, lo potevate usare sia magari che sopra o sotto, potevate mettere un colore sopra di uno a vostra scelta e magari l'altro potevate farlo metà scuro e metà chiaro, quindi, oppure mischiarlo. Fantastico anche questo. Andiamo alla quarta accoppiata. Per me non c'è pennello Avon, questo qua con delle setole bellissime e morbide. Lo dovete acquistare subito se a voi piace utilizzare prodotti tipo come le perle solari. Fantastico, morbidissimo e pratico. Vi faccio vedere, purtroppo questo qua è un po' vecchiotto, sono delle terre solari, diciamo, ha fatto a sfere, però purtroppo io li ho schiacciate per unificare un po' il colore, per renderlo un po' più uniforme. Se vediamo, si nota ancora che qualche pallina era di una tonalità diversa. E io schiacciandolo così per avere un'unione un po' più uniforme del colore delle varie palline. Andiamo avanti. Un'altra accoppiata vincente per me è questo qua, questo fantastico fondotinta Avon MAC color nude. Io mi trovo benissimo perché lo trovo molto coprente. Andiamo avanti. Per me l'accoppiata vincente è con questo qua, questo fantastico prodotto per il contouring. Faccio vedere il nome e vediamo all'interno. Troviamo
illuminante, blush e terra solare. Faccio vedere un attimo i brillantini che ci sono all'interno dell'illuminante. Eccezionale, da provare assolutissimamente. Poi voi sapete che ultimamente si porta moltissimo questo contouring. Un'altra cosa che io non posso farne più a meno è questa accoppiata smalto Avon assolutissimamente e spray asciuga smalto che ve ne ho parlato già in un precedente video. Se voi come me avete problemi a fare asciugare il vostro smalto che dopo delle ore sembra ancora fresco e si toglie appena toccate qualcosa, vi consiglio di acquistare assolutissimamente questo spray asciuga smalto. E vi risolverà per sempre i vostri problemi. Andiamo avanti e troviamo quest'altra fantastica accoppiata, questo trattamento senza risciacquo per i vostri capelli con mandorla e avocado, che vi renderà i capelli molto morbidi, profumati, e lo consiglio per le persone che hanno i capelli difficili da pettinare, tipo un po' crispi, va? Poi vi faccio vedere questo fantastico shampoo da 700 ml. Vi dico subito cosa c'è all'interno: shampoo alla verbana e menta piperita, deterge delicatamente aiutando a rimuovere il grasso in eccesso per i capelli che si sentono rivitalizzati. Fantastico. Io che soffro con questo problema di avere i capelli grassi, ho trovato la pace mia. Andiamo avanti, è un altro prodotto sempre da avere sotto mano a casa vostra, è questo fantastico brotalco per le calzature, cioè per le scarpe, anche da mettere sui piedi, volendo, che vi farà eliminare completamente quel cattivo odore che noi abbiamo indossando soprattutto le scarpe da ginnastica, e quindi non avremo più problemi di avere cattivo odore. Un altro prodotto fantastico è questo, è lo spray per i piedi e per le gambe alla lavanda, che permette di dare una sensazione di freschezza e piacere. Vi sentirete subito le gambe riposate. Lo consiglio questo, sia per l'odore di lavanda e sia per la sua efficacia. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine e abbiamo questo fantastico spray che vi ho fatto vedere in un altro video, rinfrescante per il corpo. E dietro abbiamo la lozione corpo che ammorbidisce e leviga la pelle. Per me sono due prodotti da accoppiare per una profumazione ancora più prolungata. Sono fantastici. L'ultimo per me, non meno importante, è questo fantastico prodotto acqua micellare che ve ne ho parlato in un altro video. E questo per me va assolutissimamente accoppiato con il tonico alle rose, però purtroppo non ce l'ho a disposizione, faccio vedere sul catalogo. Acqua alle rose tonificante per il viso. Mi raccomando che questo qua va utilizzato dopo aver passato sul vostro viso l'acqua micellare. Andrebbe applicato tutte le mattine. Ve lo consiglio e poi vi lascio quel profumo fantastico di rose sul vostro viso. Allora, siamo venuti alla fine del video, vi ho fatto vedere tutte le mie accoppiate.